Catena è un match tutto da vivere, due squadre pronte a darsi battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate canale. Chi ne avrà di più per portare a casa la vittoria? Lo scopriremo presto. Ennesimo appuntamento con il gioco che fa battere il cuore a milioni di tifosi in tutto il mondo, come sempre in diretta qui sulle frequenze di EA Sports. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lele Adani insieme a voi anche oggi per la telecronaca di questo match. Per i palati calcistici davvero più raffinati, il menù di oggi propone un match straordinario di Serie A. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Come sempre, Pier, è un onore essere qui a commentare le partite con te e con il pubblico da casa. L'atmosfera qui è elettrizzante, questo match pare essere davvero imperdibile. Occhio all'avanzata. Recupera un gran pallone. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Questo è l'11 della squadra ospite. Porta affidata a Provedel. In difesa Marusic gioca con Lazzari nel ruolo di terzini. Luis Alberto insieme a Guendouzi come interno di centrocampo. E Ciro Immobile schierato come unica punta. Deron. Kolasinac. Da seguire la prova di Immobile. I suoi gol possono essere decisivi. Ha il gol nel sangue. Però occhio qui, eh. Hanno cercato subito il gol del vantaggio, ma il pallone è uscito. Se continuiamo così è solo questione di tempo, per trovare il gol. Manuel Lazzari. Rovella. Immobile. Guendouzi. Palla per Luis Alberto. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Grande intervento del portiere. Guendouzi. Conclusione ribattuta. Risultato che resta in parità. Ma incredibile come il portiere sia riuscito ad arrivare sulla conclusione di prima. Sembrava battuto. Eh sì, devono ringraziare il portiere per non aver preso gol, ma non possono certamente rilassarsi. Tentativo ribattuto. C'è il recupero del pallone. Evidente supremazia territoriale degli ospiti negli ultimi 15 minuti, con percentuali altissime di possesso palla. Se continuano a spingere con questa intensità, il gol può arrivare da un momento all'altro. Ma devono essere più determinanti in fase conclusiva. Hanno finalizzato troppo poco rispetto al numero di occasioni costruite. Scamacca. Gianluca Scamacca. Risultato di parità, si affidano al giro palla per superare la difesa avversaria. Impeccabile lettura difensiva. Guendouzi. Fatica a tenere il pallone. Avanza palla al piede. Palla dentro a cercare Luis Alberto. La respinta, ma il pallone è ancora lì. Cross respinto. Scalvini. Giorgio Scalvini. Tackle decisivo. C'è punizione, intervento falloso secondo l'arbitro.
Primo tempo che va dunque in archivio, le squadre tornano negli spogliatoi. Meno brillante del solito Immobile nei primi 45 minuti, si è visto poco. Deve ritrovare lo spirito dei giorni migliori se vuole dimostrare di poter fare meglio di così. Match che ha ripreso, si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. Sostengono la manovra qui. Felipe Anderson! E si sblocca dunque il risultato. Diamo un'altra occhiata alla conclusione che ha portato al gol, Pier. Questa è una botta impressionante che non ha lasciato scampo al portiere. Partita in grande equilibrio, lungamente in equilibrio nel punteggio, adesso è cambiato tutto. Milanchuk. Brutto intervento, attenzione, qui forse era giallo. L'arbitro mostra il cartellino giallo. Direi che non poteva fare altrimenti qui, Pier. Brutta gestione del pallone. Occasione importante per pareggiare. Palla in rete. Non hanno perso tempo e hanno trovato la forza di reagire. Replay che mostra come il gol sia frutto di un pressing ben portato e efficace. Hanno recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Guendouzi. C'è il tocco per Immobile. Luis Alberto. E c'è la rete. E dunque si riporta in vantaggio. Rivediamo il gol al replay. Guarda, ha colpito la palla con forza e l'ha indirizzata dritta nello specchio. È difficile per i portieri prendere questi tiri. Il punteggio adesso è di 2-1. Charles De Cutler. Continuano a spingere. Arriva il fischio, calcio di punizione. Questo è l'ultimo, ma questo è il senso, la sostanza del labiale dell'arbitro. La gira su Scamacca. Attenzione, errore grave. Cerca l'appoggio al compagno. Cross controllato senza problemi. Manuel Lazzari. La gira su Romagnoli. Viene avanti palla al piede, difesa che legge bene questo cross. Possono sfruttare questa chance dalla bandierina. Si affidano a forze fresche.
La mette in mezzo, spazza via questo pallone. C'è la ribattuta. Protegge palla con il corpo. Palla persa, attenzione. Aumenta la pressione. C'è spazio per il contropiede. Marusic. Ci mette il corpo. La mette verso l'area. Traversone preda dalla difesa senza problemi. Scamacca. Sono sotto di un gol, devono sfruttare tutte le situazioni a loro disposizione per arrivare al pareggio. Luis Muriel, e c'è la rete, è arrivato il pareggio. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. Non ha tremato di fronte al portiere, ha caricato la botta e l'ha messa in rete. Niente da fare per l'estremo difensore. Due a due, bella partita, parità assoluta. Casale. Rovella. Guendouzi. Nuovo possesso per loro. Lazzari. Intervento perfetto al momento giusto. C'è il contrasto, può provare. Decisivo l'intervento del portiere che nega il vantaggio agli avversari. Una parata che potrebbe avere un peso specifico importantissimo sul match. Era fondamentale non prendere gol qui. Occhio al pallone in mezzo. Spazza via. Continua ad avanzare. Guendouzi. Tocco per Felipe Anderson. Difende il pallone con il fisico. Si oppone bene al tiro, ma non è finita. Manuel Lazzari. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Lo supera senza problemi. Lazzari. Finiscono i 90 minuti con risultato di parità.